c'è stata una buona partita, abbiamo portato a casa un punto, era importante partire bene con una buona prestazione, non perdere, non prendere gol. Siamo contenti di come è andata la partita, sicuramente abbiamo un po' di rammarico perché potevamo fare anche qualcosa in più, potevamo portare a casa anche i tre punti, però è stata combattuta, siamo contenti così, diciamo. Per il futuro dobbiamo puntare a migliorarci ancora, dobbiamo crescere tanto, cercare di fare gol, un'occasione deve essere un gol perché sappiamo che in eccellenza è difficile. Ti concedono poco e quel poco che ti concedono devi sfruttarlo per raggiungere il prima possibile la salvezza e poi vediamo. Sì, è stata una partita combattuta come ci si aspettava e sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi perché hanno lottato su ogni pallone. Abbiamo sofferto quando è stato il momento di soffrire e poi abbiamo anche comunque creato occasioni da gol. Potevamo vincerla, però sono soddisfatto, ripeto, per l'attenzione e per la caparbietà che dovevamo su ogni pallone. E sono contento perché temevamo un po' la gara, perché comunque non sappiamo ancora di che livello siamo, essendo dei neopromossi, di conseguenza è stato un banco di prova molto valido contro una squadra forte, ben organizzata e con ottime individualità. Sì, prima giornata di campionato, una classica partita da prima giornata di campionato secondo me. E abbiamo visto due squadre che si sono comunque affrontate a viso aperto, noi abbiamo cercato di fare qualcosina sotto l'aspetto del gioco, ci siamo riusciti in parte, soprattutto il primo tempo, abbiamo creato tanti presupposti per fare occasioni ma poche occasioni, secondo me è lì che dobbiamo migliorare in questo inizio di campionato. E la condizione non è ancora ottimale, si è visto, infatti alla fine i ritmi si sono proprio addormentati e niente, portiamoci a casa a questo punto, comunque partire con la vittoria era meglio, però un punto portiamocelo a casa e andiamo a affrontare nel miglior dei modi la seconda giornata di campionato.